Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo motovlog. Come vedete qui davanti a me c'è Riccardo, ma questo è un video diverso dal solito, più importante, perché signori è tornato il fulcro del canale, la mascotte, il perno, la forza portante, la trave, la colonna che ha reso celebre questo canale. Avete già capito di chi sto parlando? Signori e signori, Francesco! Quindi in pratica il gruppo vacanza è quello dell'isola del Giglio. Spero che voi abbiate visto quei due video, perché so di una ignoranza senza limiti. Come vedete Francesco mi sta scroccando la benzina, quindi non paga niente, guardate quello che ha combinato. Adesso va anche da Riccardo a finire scroccare altri 2 euro. Cioè questo è tornato ieri dal Giappone, oggi giro in moto, si è fatto la vacanza e sta scroccando tipo 15 euro di benzina. Ditemelo se è normale. Guardate quello che sta creando, cioè guardatelo, che fenomeno. Senza perdere troppo tempo e anche visto l'orario, abbiamo deciso quindi di arrivare fino a Bolsena, consumare un gelatino ed infine magari concludere il giro andando verso Bagnoregio. A questo punto direi di fare un video obiettivo, ovvero tutte le curve dove si può, l'obiettivo è toccare il ginocchio. Anche questa è fatta. Questa è dura, eh? Questa è dura. Col Fremont davanti non è per nulla facile, direi. Ah, l'abbiamo fatta. Non siamo riusciti a toccare il ginocchio sull'ultima curva. Video obiettivo fallito. Bello che sei, Ricky, bello! Un Ferrari da pugnetta, come ci fa notare Riccardo. Mamma mia, che macchina. Dai, però, c'ha il Ferrari, un po' di gas. Così, così ti voglio, così ti voglio. Ma che è la sagra delle macchine oggi? Si è svegliata la provincia. Infatti il luogo che stiamo andando a raggiungere è la zona del Lungolago, in cui si radunano tutti i motociclisti. E infatti qualcuno c'è. Si guardano le gomme, se sono chiuse. E noi la mettiamo vicino a questo nuovissimo 1290. Ergo per cui, pausa gelato. E Francesco, tanto per cambiare, scrocca pure quello. Ufficialmente ripartiti after gelataccio e abbiamo una challenge in corso, perché infatti sono le 6 e noi alle 7 e un quarto abbiamo il calcio d'inizio della nostra partita di calcetto, e quindi dobbiamo fare ancora Orvieto e tornare fino a casa, il tutto in massimo 40 minuti. Quindi questo è veramente diventato un video challenge. Ah, che belle le valigie. Sto triste di valigie, costerà più della moto mia, come minimo. E occupa come un autotreno. Uscire dal paese sta diventando qualcosa di impossibile quasi. Lo sento, raga, lo sento. Nell'aria c'è sta sfida contro questo BMW GS. The BMW non molla. Ce l'abbiamo dietro alle calcagna. Queste saponette non saponettano, non si attaccano, non saponettano, però grattano. Che spettacolo! Gioia queste curve!
Quanto ti è mancata? Ma quanto va bene Ricky! Quanto va forte! Tra l'altro va così forte anche grazie a me, perché gli ho gonfiato le gomme io. Il genio qua davanti le teneva, quella dietro non era misurabile, praticamente non mi segnava niente il manometro. Quella davanti stava a 1, non so se capite bene, a 1. Ok, ci è mancato poco che la prendevo. Mamma mia che ho fatto, che ho creato! Bella st'immagine, Franci! Che immagine che mi hai donato! Ciao, 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 ciao a tutti. Questo? No. No. Qualche problema? È pazzo, è pazzo, è tornato, è furioso. Stiamo salutando Orvieto. Sono le 6:25. Significa che abbiamo un quarto d'ora per arrivare a casa. Orvieto dista circa 55 km, e quindi direi che la challenge è ancora aperta. Ma che era quel verso? Stradina che non faccio mai perché è distrutta. Francesca è andata avanti e l'ha imboccata. Ma quanto odio la regione Lazio. La fai facile tu, eh? Con la Traser è più alta, più morbida, più tutto. Ma non è possibile. Zitti tutti che sembra essere migliorata. Che fico. Belle ste torri così. Magari invece di guardare la torre, se guardavo la curva era un pochino meglio. E che poi vedi, sarebbero anche carine ste curve se non ci fosse tutta sta monnezza per strada. Però perlomeno il paesaggio merita. Puttana ladra! Signori, siamo appena entrati nel territorio di Castiglione in Teverina e sono le 16:32 minuti. A questo punto credo sia impossibile arrivare all'ora X, quindi spostiamo il tutto alle 6:50, quindi abbiamo un quarto d'ora, ma la difficoltà sta nel prendere tutta la roba e andare a giocare a calcio, perché ovviamente allungando il tempo sulla moto si accorciano i tempi a disposizione che abbiamo invece più tardi. Il gruppo vacanze Isola del Giglio è appena approdato a Monte Calvello alle ore 6:44. Abbiamo 6 minuti. Bene, non ce la faremo mai. Non so, ditemi, perché io ho una challenge in corso, arrivo a Viterbo alle 6:50, sono le 6:45. Ciao raghi! Ok. Grotte Santo Stefano conquistata! No, dai, dai, bella! Abbiamo superato anche Grotte Santo Stefano, ma sono le 6:49, quindi abbiamo perso palesemente la challenge. 6:50, abbiamo perso. Vediamo a che ora arriviamo a Viterbo a questo punto. E niente ragazzi, siamo entrati nel territorio viterbese alle 6:53. Questi 3 minuti hanno il sapore della sconfitta dentro di loro, il sapore di chi non è riuscito a portare a termine una promessa, e soprattutto il sapore che se arrivo tardi al campo mi gonfiano di botte.
Ore 19.05 in compagnia del bauletto di Francesco. Sto andando a casa, devo preparare tutta quanta la roba per andare a giocare e raggiungere il campo. Quindi sbrighiamoci ad andare a casa. Arrivato in questo preciso istante sotto casa, quindi direi cambiarsi. Benissimo, ore 7.15, sono sotto casa, quindi devo solo raggiungere il campo. Il problema è che l'appuntamento era alle 7.15. Sono praticamente a pochi metri dal campo e a questo punto direi che cambio batteria e finalmente può iniziare la partita di Pasqua. Ci vediamo direttamente in campo. Partita finita, sono le ore 8.15, anzi 8.17. Ho finito come uno straccio. Adesso vado a casa, mi faccio la doccia e vado a cena. Fuori, tra l'altro, perché ricordatevi che i leoni non si fermano mai. E con questo io spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video.